15 gol davanti a circa 500 tifosi. Con questi numeri si è conclusa la prima settimana di ritiro del Padova di Oscar Brevi. Nel campo sportivo di Mezzano, i biancoscudati hanno testato l'inizio di preparazione in una partitella amichevole con la formazione del posto, che milita in seconda categoria. Un'occasione per provare schemi e trame di gioco, ma soprattutto il nuovo modulo con cui si affronterà il prossimo campionato. I primi segnali, al di là della vittoria scontata, sono incoraggianti sia a livello di squadra che di individualità, ma tenendo conto dell'avversario è più opportuno essere prudenti e rimandare ogni giudizio magari già mercoledì prossimo, quando da programma Altinier e compagni affronteranno la seconda amichevole estiva con la Lazio. Adesso insomma è una nuova stagione, quindi tutto nuovo, compagni, squadra, mister, campionato nuovo, quindi bisogna ricominciare a allenarsi e a trovare un'idea di squadra comune, e questo è tutto il primo passetto, diciamo. Ad assistere alla partita un numero considerevole di tifosi, segno che l'attaccamento alla squadra è sempre forte e soprattutto tutta la dirigenza al completo. E come di consueto, il presidente Bergamin ha seguito la prima sgambata per conto proprio. Anche il Cittadella è partito per il ritiro, che come ogni anno si svolge a Lavarone. E le vacanze sono terminate anche per la squadra del Campodarsico, che oggi si è ritrovata a Reschigliano e domani si presenterà ufficialmente ai propri tifosi allo stadio Gabbiano.